Oggi una bella ricetta con il pesce. E lo sapete con che pesce? Con un pesce che mi hanno regalato a giugno e ho scongelato oggi questo bel tonno. Però vi posso assicurare una cosa: un regalo che risale a giugno, ma un regalo veramente fresco era all'epoca. L'ho sfilettato io questo pesce. E è un tonno e ci sono, queste sono le parti del filetto buonissimo e qui ci sono i ritagli, diciamo, quelli attaccati sulla lisca che ho grattato. Era un bel tonno, addirittura pensate, pesava 40 kg. E ringrazio Giuseppe che me l'ha regalato, lui sa chi è, lui sa chi è. E faccio questa pasta con broccoli, tonno, i pomodori secchi, le olive dell'amico mio Agostino di Sommariva. I capperi messi già in bagno, quindi bella saporita, bella gustosa. E poi questa, aspetta, poi cipollotto, peperoncino, l'aglio, lo sapete che a me piace tanto queste cose. E poi questa pasta, questi si chiamano pici. È una pasta che normalmente la fanno in Toscana, è secca, non è fresca in questo caso, e l'ho messa a cuocere già da 10 minuti perché ci vogliono 19 minuti di cottura quando è secca, però è una buonissima pasta, eccola qua. Mentre sta cuocendo lì in acqua salata, guardate che cosa faccio. Mettiamo questi bei broccoli là dentro, così. Broccolo romanesco, per chi non lo sa, il broccolo romanesco lo sapete com'è? È così, verde, bellissimo, stupendo e è piramidale. È un broccolo che ha una forma piramidale. Metto qui verdure, quindi noi ci facciamo sempre le paste, i secondi, sempre con, vedete quanto è bella, guardate che bella sta pasta. Si fa sempre con un po' di verdura, che ci fa meglio, no? Ok, specialmente in mezza settimana. Oggi siamo a mezza settimana, giorno infrasettimanale, quindi dobbiamo stare belli, carichi, carboidrati, fibre e proteina, mi raccomando. E stavolta è di mare. Poi, lo sapete, olio buono, la nostra regola è questa: dobbiamo mettere sempre dentro la padella la roba buona, perché quello che mettiamo in padella lo ritroviamo nel piatto, ok? Quindi, aglio, vedete? C'è un po' di verde dentro, sta germogliando, quindi che facciamo? Apriamo col coltello e togliamo il verde, eccolo qui, metto l'aglio qui, così. Poi diamo un po' più di forza e incominciamo. E che metto pure? Guardate, il cipollotto però lo taglio, ma lo metto dopo. Quindi taglio il cipollotto velocemente, che a me mi piace. A me mi piace il cipollotto, guarda. Poi sto mettendo il verde del cipollotto, questo. Poi che abbiamo i capperetti belli sciacquati. Però che facciamo? Noi lo sappiamo che i capperi, se li metto tutti quanti interi così, che succede? Ogni volta che mangiamo un cappero sentiamo una botta di sale che non finisce mai. Invece noi che facciamo? Gli diamo una tritata, così, tritata a coltello, così sarà il nostro sale. Ma insieme ai capperi io metto questo rimasuglio di pomodori secchi, l'ho finito finalmente sto brattolino. Avete capito quando avete quei brattolini che non finiscono mai dentro casa? Quelle cose che girano per anni. Ecco, lo voglio togliere di mezzo. Pomodorino, capperi, eccolo qua. L'olio è caldo, tolgo l'aglio che non mi serve più perché ha fatto il suo lavoro. Bravo, bravo aglio. E adesso vado qui fuori dal fuoco con... Sentite? Ah, vai, così. Stiamo in settimana tutto quanto, noi dobbiamo sempre mangiare bene, no? Questo è poco ma sicuro. Ah, che bontà! Che bontà! Adesso, peperoncino, che fai? Non ce lo metti? Come fai a non metterlo? Guarda, qua, così, tac. Ne metto pure l'altro. Vai, così. Allora, qualcuno dirà, ma io non c'ho il tonno che ha pescato Giuseppe. Non fa niente. Metti un altro pesce. Non quel tonno che comprate sottovuoto che viene dai mari lontani. Noi dobbiamo usare la roba nostra. Metti un bello sgombro, sgombro fantastico, pesce nostro o alici, eccezionale. Qua ci stiamo, due olivette ci stanno pure, eccole qua, ecco qua olivette, ma non è che già è bello così, già è bello così, non è bello così. Poi dopo i rimasugli di tonno, questi qua piccoletti, così, li metto qui, taglio a pezzettini. Così la pasta è pronta, guardate.
guardate qua, guardate che spettacolo. Vai, va vicino. Ops, non fate caso al casino che faccio, ma è normale, lo sapete, ormai mi conoscete, no? Questo, eccoli qua. L'ultima pasta e andiamo al massimo. Al massimo, adesso. Oh, ancora il blocco. Ormai lo sappiamo, questo qua è il rumore nostro, il rumore dell'amore, no? Ecco qua, vai. Vai così, mamma mia. Tonno, come se piovesse adesso, perché non dobbiamo stracuocere, lo sappiamo, no? Il tonno mi piace morbido, non quel gusto poi che diventa stracotto e cattivo. Vedete, guardate. Quindi cuocio la pasta, finisco di cuocere la pasta e il tonno in padella, così. E faccio insaporire bene tutto, i broccoli. Sentiamo un po' se veramente sono buoni. Che bontà. Un po' di sale, eccolo qua. E poi qua, voi, allora, ci sono tanti romani che mi seguono e mi dicono sempre, ma un po' di pecorino, un po' di pecorino. Purtroppo per noi, purtroppo per fortuna per noi romani è fondamentale il pecorino. Io dietro le quinte lo metto sempre, lo aggiungo sempre, perché un po' è quella cosetta in più. Qui un po' di pecorino, qualcuno dirà ma sul pesce? Sì, qua ci sta bene un po' di pecorino. Se volete provateci. Io questa la posso, e vi posso dire anche un'altra cosa, è anche strabuona con la mollica di pane, quella che si fa giù al sud, ripassata con la ricetta, la spicchio d'aglio, mamma che bontà. Allora, sentite il rumore? È quello, no? Ah, profumo? È quello, yeah. Guarda qui che roba, io spengo e mo assaggiamo. No, questa poi è una consistenza, sta pasta fantastica. Poi un giorno ce la facciamo all'aglione, come la fanno loro, che è buonissima. Yeah, guarda qui. Guardate il bel sughetto, bella attaccata. Questa per me è buonissima. Tonno fantastico. Giuseppe, grazie. Buon appetito, provatela. Se non trovate il tonno quello buono, sgombro, alici, pesce azzurro, alla nostra, Forza Italia. E se vi piacciono le ricette, non fate tirchi, condividete.